C'è da doppiare tutti, perché se era tre carte, se lui tirava, lui tirava. Non facciamo un piatto con qualche anno fa in partenza. Anche grazie per provare, sì. Bravo l'esperto, bravo, bravissimo, bravissimo. Di nuovo e là è migliore. Cosa fa? È primo ad essere il primo. Non so, un bussaglio clamoroso. Tutta la pista all'esterno, George Russell, così come Lando Norris dietro, Russell in staccata, Norris in staccata, Hamilton in staccata, quasi contatto con Sergio Perez, ricompaiono con Russell. A fine vita, fare così 40, qualcosa di con la cavatura. Un'involata su una pista, dove pensare di fare qualcosa di diverso, attenzione, arriva il colpo di scena, con Esteban Ocon che colpo verso Russell, ci prova sicuro. All'esterno, due porte Leclerc, incrocio, Russell passa, si fa rivedere Charles Leclerc, non ci sta, all'esterno Leclerc, togliendo Russell dalla seconda posizione per provare a vincere la gara, adesso sono di nuovo tutti compatti in quattro, con Roma più, prestazionale, due piloti della Mercedes, con sofferenza davanti Carlos Sainz, con sofferenza dei tifosi della Rossa, Fernando Sainz. Senti caro. Vai. Resta fuori. Che succede? È giallo perché? Dai safety car. Arno scende Arno, che succede? No. Hamilton. Niente. George Russell. Hanno ruota con Norris che chiude, trova l'interno, George Russell chiude di nuovo Lando Norris. E fuori di RS. Guardavo lo specchietto per vedere dove era Lando Norris, adesso è sotto attacco Lando Norris, ecco, per salvo, vedere se Lando lì davanti alla George Russell per farsi vedere, ma solo per farsi vedere su Lando Norris che è in seconda posizione, diventando quasi scudiero di chi ha fatto scudiero con lui, il leader della corsa Carlos Sainz, perché non solo Sainz sta aiutando la sua corsa ma sta aiutando anche Lando Norris a mantenersi quella posizione, come se fosse incredibile per una gara così di tattica estrema, tanto che stava a 2 secondi dalla Leclerc, alla concentrazione qui davanti per questo capolavoro, manca solo la firma. Toccato, muro toccato, poverino, mamma mia, ci siamo quasi, Hamilton adesso le sta guidando Norris, siamo alla 13, verso la 14 di 19, adesso Norris però si sente fatto un po' per adesso, è più l'ora, madonna, incredibile.